Sul tema della conciliazione e del lavoro femminile, che differenzia la posizione della sinistra all'arcobaleno da quella del Partito Democratico? Beh, innanzitutto diciamo così, noi abbiamo in mente interventi, provvedimenti che non siano, diciamo così, meramente familistici o che fanno riferimento alla famiglia data. Lo dico perché sul tema della laicità, che intreccia questo problema, c'è una differenza sostanziale. Pensi che gli stessi congedi parentali, cioè quelli dopo la nascita di un figlio, sono utilizzati solo dal 24% delle donne che utilizzano il congedo obbligatorio per maternità. Di questo 24% solo un terzo sono i padri. Perché allora uno si chiede, così poche donne fanno ricorso a questo istituto, che pure è stata una conquista? Perché? Perché il salario conta nella vita anche delle donne, e se il congedo parentale equivale alla copertura salariale solo del 30% dello stipendio, è evidente che prenderà quel congedo chi se lo può permettere o chi non può farne a meno. E quindi, per esempio, io avevo proposto in finanziaria che ci fosse un innalzamento di questa copertura fino al 70%, peraltro con risorse che ci sono presso le casse previdenziali. Peccato che spesso quelle risorse servono a ripianare i bilanci magari dello Stato. Il differenziale salariale di genere è ancora molto ampio in Italia. Quali sono le ricette per superarlo? Io, dalla esperienza di governo, ho messo in campo un progetto che si chiama Bollino Rosa, che ha un acronimo, SONO, che è una bella affermazione per le donne, e che significa, questo acronimo, stesse opportunità, nuove opportunità, a dire che l'innovazione si produce anche attraverso il conseguimento di reali pari opportunità, innanzitutto. Abbiamo lanciato una certificazione di qualità di genere che stiamo sperimentando e quindi indagando ulteriormente. Abbiamo costituito una task force che sta facendo audit presso queste aziende per capire appunto quali sono le ragioni che determinano questa differenza. Il fatto che nell'ultimo accordo sul welfare si sia privilegiato il lavoro straordinario attraverso la decontribuzione di questo significa ampliare la differenza salariale tra un uomo e una donna, già che le donne dispongono di meno tempo per il lavoro rispetto agli uomini, se devono farsi carico di tutto. Pari opportunità in politica, lei sosterrà il disegno di legge dell'UDI sul 50-50? Io lo sto già sostenendo, il disegno di legge dell'UDI 50-50. Io posso dire che, avendo militato per lungo tempo, fino a 4-5 anni fa, in una grande organizzazione sindacale come la CGIL, sono tra quelle che può dire che lì ho partecipato e lottato per conseguire una norma statutaria, che quindi sono le norme fondamentali di una organizzazione e mi piacerebbe diventasse una norma statutaria di questo nostro paese, che diceva sostanzialmente che nessuno dei due sessi può essere rappresentato al di sotto del 40% o al di sopra del 60%. Quindi, per quanto mi riguarda, quello che mi ha sempre accompagnato in questa esperienza di governo, un'esperienza precedente istituzionale, sono stata vicepresidente della provincia di Roma, è che mi chiedo sempre: il provvedimento che assumo, la circolare che scrivo, la legge che voglio che passi, che effetto ha sulla popolazione, intesa appunto una popolazione di donne e uomini, quindi di persone che hanno che sono differenti, quindi come la differenza entra in una valutazione di impatto. Ecco, io credo che le donne abbiano un punto di vista intero, mentre gli uomini spesso sono, diciamo così, accompagnati da altri parametri di valutazione. Grazie. Grazie a lei.